Ciao a tutti, oggi prepareremo lo zuccotto di pandoro e nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 2 ore di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono pandoro tagliato a fette, mascarpone, zucchero a velo, panna fresca liquida, nutella, zucchero semolato, aroma di vaniglia, latte e cacao amaro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale. Posizioniamo la farfalla, versiamo la panna che deve essere ben fredda, e azioniamo il bimby, togliamo il misurino, senza impostare il tempo a velocità 3,5. Fermeremo il bimby quando la panna sarà semimontata. Fermiamo il bimby. Come abbiamo detto, la panna dovrà essere semimontata. Trasferiamola in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettiamo il mascarpone. Aggiungiamo lo zucchero a velo e l'aroma di vaniglia. Azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 3. Trasferiamo il composto nella ciotola con la panna. Amalgamiamo delicatamente con la spatola. Mettiamo momentaneamente da parte e iniziamo a preparare lo zuccotto. Abbiamo rivestito con pellicola trasparente uno stampo per zuccotto del diametro di 24 cm. Posizioniamo sul fondo la prima fetta di pandoro. Schiacciamola bene. Prendiamo l'altra fetta, la dividiamo in due e posizioniamola. Bagniamo bene il pandoro con il latte. Riprendiamo la crema e mettiamone uno strato. Adesso aggiungiamo la Nutella. Andremo a variegare col cucchiaino. Posizioniamo un'altra fetta di pandoro. Bagniamola con il latte. Mettiamo ancora crema. Aggiungiamo il resto della Nutella. E variegamola. Completiamo posizionando l'altra fetta di pandoro che andremo sempre ad inumidire con il latte. Riempiamo gli spazi con altri pezzetti di pandoro.
Bagniamo con latte anche questo pezzo di pandoro. A questo punto copriamo con pellicola trasparente e riponiamolo in congelatore per almeno 2 ore. Nel frattempo posizioniamo la crema in frigo che ci servirà successivamente per decorare lo zuccotto. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso lo zuccotto dal congelatore. Adesso rimuoveremo la pellicola trasparente e lo posizioneremo su un piatto da portata per decorarlo. Rivestiamo la superficie con la crema. Adesso lo spolverizzeremo col cacao amaro. Zuccotto di pandoro e Nutella. Grazie e alla prossima ricetta!